Nuova truffa online scoperta dai carabinieri ai danni di una donna di 54 anni, residente a Modigliana, che si è vista sottrarre dal malvivente di turno ben 36.000 euro. Ad essere denunciato per truffa a mezzo telematico è stato un coetaneo della provincia di Catania che aveva finto di abitare a Rimini, di essere un vedovo di 38 anni e di avere una figlia malata di cancro. I due si erano conosciuti su Facebook e avevano iniziato a stringere amicizia. L'uomo, particolarmente cortese e galante, riempiendo di complimenti la donna, aveva iniziato a corteggiarla, riuscendo in poco tempo ad acquisire la totale fiducia della sua vittima. Nel frattempo, aveva iniziato a tessere la storia fantasiosa che l'ha poi portata a chiedere soldi alla controparte. Una vita sfortunata. Dopo infatti aver perso la moglie, il truffatore aveva finto persino di aver perso il lavoro e di avere una figlia minorenne gravemente malata di cancro. Grazie alla fantasiosa e struggente storia raccontata alla donna, carpita nelle disponibilità, il 54enne è riuscito a farsi inviare una serie di somme di denaro che sarebbero state destinate alle cure della figlia. 36.000 euro in tutto. Nella spasmodica ricerca di soldi per soccorrere l'uomo, la donna si era spinta a chiedere denaro anche ad amici e parenti. Tuttavia, dall'altra parte della chatline, nonostante la somma versata, hanno continuato ad arrivare richieste di denaro, anche insistenti, e a quel punto la donna ha iniziato a dubitare di tutto lo scenario e si è rivolta a gennaio ai carabinieri. Le forze dell'ordine sono quindi riuscite in meno di un mese a ricomporre tutto il quadro e a smascherare il colpevole, un 54enne disoccupato e con precedenti.